A essere protagoniste della ripresa italiana sono soprattutto le aziende. Fra queste spiccano le piccole e medie imprese champion, che hanno attraversato la crisi riuscendo comunque a crescere, grazie anche e soprattutto all'export. Al Festival Città Impresa abbiamo raccolto tre testimonianze di questi imprenditori e ne abbiamo parlato col presidente di Italy, Andrea Guerra. Questi famosi champion, che sono queste piccole e medie aziende italiane, sono tanti anni che vanno bene. E anche nei momenti di crisi dell'Italia sono aziende che hanno trovato i loro percorsi e devo dire che hanno sempre sorpreso in termini di crescita, di globalizzazione, di aperture ai mercati, di marchi fatti per bene. C'è un tessuto di queste aziende qui scovate. Veramente interessante. Dall'altra parte è anche importante che l'Italia riesca a tenere delle aziende grandi, belle, in forma nel lungo periodo e che non cada in una costante tentazione di cedere la mano. Ma io credo che il filo conduttore di tutti sia tanto una grande passione, un grande amore per la propria azienda e l'ambizione di vederla crescere, vederla anche presente su tanti mercati, poi chiaramente sta alle aziende fare la differenza e dare il valore aggiunto. Sta anche alle aziende a organizzarsi e affrontare i mercati che non sono facili da vincere, perciò sta poi lì all'azienda a fare la differenza e crescere nella maniera giusta. L'85% export con una quota molto importante America. Devo dire che l'America è per me stato un mercato dove è stata una palestra, dove ho imparato molto sia come imprenditore, come designer, e ho applicato delle strategie che ho imparato lì per riuscire ad avere comunque un filo diretto sempre con il consumatore. Sicuramente l'apertura come il grande tema, e non dico parlo solamente di apertura all'estero, che come tutti dimostrano i studi, andando all'estero uno comunque è obbligato a diventare più competitivo, è obbligato a essere più focalizzato, direi così un po' più cattivo. Ma anche apertura proprio interno, l'apertura a nuovi soci che possono portare nuove competenze, l'apertura eventualmente, sicuramente l'apertura sempre, sempre quando possibile a nuovi talenti, l'apertura quindi con i nuovi talenti arrivano nuove idee, nuove sfide, anche, e quindi sostanzialmente l'apertura al cambiamento. Rispetto a fino a 2 o 3 anni fa c'è grandissimo ottimismo e un rinnovato senso di fiducia. E questo ottimismo, secondo me, può essere un effetto, non dico valanga, ma almeno un effetto moltiplicativo, cioè che questo ottimismo, noi in primis siamo portatori di fiducia verso i terzi.